Famiglie in allarme per le notizie che si rincorrono circa la chiusura dell'asilo nido Il Cedro del comune di Arezzo, che si trova in via Generale da Bormida accanto alla scuola primaria Sante Tani. Due famiglie sono state convocate dall'assessore per comunicare che avrebbero dovuto scegliere un'altra struttura per il secondo anno di nido dei loro figli. Il rappresentante dei genitori ha scritto al sindaco e all'assessore per avere spiegazioni. E allo stato attuale, insomma, le voci sono molto diffuse. Però non c'è nessun comunicato ufficiale, non è stata avvisata, per quanto ne sappiamo noi, la cooperativa, non sono state avvisate le maestre. Non sono state avvisate le maestre, per cui niente, aspettiamo questo incontro per chiedere un chiarimento. L'asilo è un posto estremamente funzionale, aperto da tanti anni, ci sono tanti bimbi che hanno avuto qui anche i genitori. Chiaramente dover cambiare asilo nido comporta numerosi disagi, tanto per i bambini dal punto di vista dello sviluppo della didattica, quanto per i genitori che chiaramente devono rifare l'inserimento e tutto il resto. Per cui ecco, invitiamo le autorità competenti, quindi l'assessore Tanti e il sindaco, a fissare un incontro per capire bene quella che è l'evoluzione di questa situazione. Immediate arrivano le spiegazioni da parte dell'assessore alla scuola Lucia Tanti. Sospensione del cedro, che significa il mantenimento esatto degli stessi posti, perché questa amministrazione con questa operazione arriverà al sistema integrato 100%, perché noi acquisiremo posti in altre realtà che sono accreditate ma ancora non convenzionate. Erano rimaste soltanto due famiglie, perché le altre vedevano i loro bambini crescere, quindi passare dal nido alle scuole materne. Io credo che quando si governa non ci si debba preoccupare di chi gestisce le strutture, ma delle risposte date alle famiglie. Noi manteniamo lo stesso numero di posti a disposizione per la comunità aretina, risparmiamo qualche cosa in più che andrà tutta ad essere investita in progetti educativi da una parte e finalmente negli arredi scolastici dall'altra. Io posti vuoti non ne voglio, voglio posti pieni e decorosi.